Tutti in campo hanno così denominato quelli dell'Asame questa interessantissima giornata che si sta svolgendo qui a San Michele di Ganzaria. Siamo esattamente nell'agriturismo Gigliotto, un evento di alta tecnologia, quella appunto offerta Same con le sue innumerevoli macchine agricole che dunque in tanti da tutta la Sicilia ma non soltanto, anche dalla vicina Calabria sono venuti a provare. Ma sentiamo quali sono le peculiarità di queste attrezzature per l'agricoltura in un momento che sicuramente ha bisogno di innovazione, e a tal riguardo sentiremo anche l'intervento che abbiamo registrato con l'europarlamentare, l'onorevole Giovanni Lavia, che è venuto innanzitutto per fare cosa? Una prova in campo? Sono venuto intanto per vedere le macchine, perché anch'io sono un imprenditore agricolo e infatti oggi non sono in tenuta da parlamentare, ovviamente. E sono venuto a vedere le macchine perché è interessante sempre che cosa c'è di nuovo. Dall'altro lato credo che sia un momento importante anche per gli imprenditori agricoli, perché avere la possibilità di vedere ciò che poi si va a acquistare, avere la possibilità di vedere quali sono le innovazioni che ci sono, è sicuramente importante. Dall'altro lato credo che sia importante anche vedere tanti agricoltori che insieme guardano le innovazioni. È un segno di vitalità, è un segno di interesse, è un segno ancora che rispetto a questa attività economica ci si crede, ci si vuole investire. E questo è un momento importante anche perché una grande impresa mostra il meglio della sua produzione. Nella vasta gamma Same, gli ultimi ritrovati in termini di tecnologia, in occasione di un compleanno molto importante per voi, che state in qualche modo tra virgolette utilizzando, in che maniera quest'anno? Beh, noi festeggeremo il 70° di Same tra pochi mesi, ci stiamo preparando a questo evento coinvolgendo la nostra rete commerciale ma anche la nostra clientela, e siamo appunto qui per rilanciare poi anche il nostro nome, la nostra attività in Sicilia. La Sicilia è un mercato molto importante, ci crediamo e crediamo in questa maniera poi di ritrovare la clientela che ci ha seguito negli anni. Il nostro gruppo, la nostra azienda globalmente è in Italia il secondo produttore, distributore di trattori, e crediamo che anche in Sicilia il nostro ruolo sia questo e puntiamo a svilupparci ancora di più, ovviamente. Tutte le ultime novità tecnologiche offerte da Same in fatto di macchine agricole, ma fra tutte quali? Beh, soprattutto le macchine di alta potenza, in particolare le macchine oltre 200 cavalli, sono per noi ormai un sinonimo di grande qualità e di grande immagine, e ripeto, di grande italianità, perché tante parti di questi trattori sono disegnati e progettati e assemblati da ingegneri italiani. Le aziende agricole siciliane hanno bisogno di diverse tipologie di macchine. Quale oggi si sente di raccomandare relativamente per esempio al campo aperto? Beh, noi oggi siamo molto forti anche nel campo aperto, abbiamo una bella gamma di macchine cingolate, molto robuste, molto apprezzate in Sicilia, dove c'è una storia che va appunto ai 70 anni del marchio Same. E poi tutta la gamma di prodotto dai 100 cavalli in su, che ormai ha raggiunto un livello di affidabilità molto elevato. Che cosa ti senti di raccomandare ai tuoi clienti quando provano una macchina Same? Beh, oggi una macchina Same, come ieri, oggi soprattutto, è una macchina molto più affidabile. Le prove lo dimostreranno in questa giornata e quindi faranno vedere dal piccolo, quindi dal 30 cavalli fino al 200 cavalli e con l'evoluzione nuova della Trebbia col marchio Deutz. Alla fine, quanti sono intervenuti all'interessante appuntamento hanno potuto godere di una gradevole serata all'insegna del gusto con la grigliata e dello spettacolo pirotecnico col quale la Same ha salutato i propri clienti.